tipo a fondo. Di coglione, quindi. Dai. I microfoni. Allora. Clemente, basta Clemente. Allora, ragazzi, così, vabbè. Dai. Allora, ci siamo. La battuta sta nella battuta. Allora, ci ha convocato qui in regione. No, io non convoco nessuno, figurati. C'è stato qualche incontro particolare questa mattina qui? No, abbiamo fatto il punto con i consiglieri, gli assessori e il governatore Fontana sulle ottime cose fatte e le tante cose da farsi in Regione Lombardia, che è un'amministrazione di cui sono orgoglioso. Spero che i lucani possano godere della stessa buona amministrazione da domenica in avanti, però è un modello di come si gestisce la cosa pubblica, e quindi spero che con l'autonomia tante altre regioni italiane possano avere lo stesso buon governo. E poi adesso piglio l'aereo per andare a Roma, perché stiamo lavorando giorno e notte per sbloccare i cantieri bloccati e ridurre le tasse anche alle famiglie e alle imprese. Quindi mi stupisce lo stupore di qualcuno, io non ho tempo per fare polemica o per insultare. Ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese e sbloccare cantieri bloccati da anni sono nel contratto di governo e sono una priorità per la Lega. La flat tax c'è nel contratto di governo, ridurre le tasse a chi crea lavoro e chi crea ricchezza è fondamentale per far ripartire il paese, come è fondamentale far ripartire un settore come quello dell'edilizia. Spero che non ci siano resistenze da parte di nessuno, perché se non si torna a lavorare, a scavare e a ricostruire il vecchio trasformandolo in nuovo e pulito, per l'economia italiana è un problema. Poi sono contento, perché di solito lo spread arriva sui giornali e in televisione solo quando cresce, siamo tornati ai livelli precedenti al governo Lega 5 Stelle, quindi vuol dire che l'economia italiana cresce e dà fiducia. Ma ci sono le coperture per la flat tax? Ragazzi, riesco a rispondere a una domanda alla volta? Ci sono le coperture per la flat tax? Allora, innanzitutto il MEF ha smentito qualsiasi simulazione. Quindi all'attendibilità di Topolino, i numeri di cui ho letto sui giornali, con una cifra inferiore ai 15 miliardi, quindi poco più rispetto a quello che si investe per il reddito, si dà un aiuto fondamentale alle imprese e alle famiglie. E io sono convinto che i minori introiti del primo giorno saranno maggiori introiti dal giorno successivo. Quindi le coperture ci sono, perché quando l'economia corre, lo Stato incassa, se l'economia è ferma lo Stato non incassa. Ministro, ma allora perché Di Maio dice che le sue sono promesse? Io mi rifaccio a quello che c'è nel contratto di governo che io ho firmato e Luigi Di Maio ha firmato. E la riduzione delle tasse a famiglie e imprese al 15 e al 20% è scritta nero su bianco, e penso che sia quello che il Paese aspetta. Ecco, io da Ministro dell'Interno penso di aver dimostrato che sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla lotta alla mafia abbiamo fatto tante cose buone, e voglio che in economia si abbiano gli stessi eclatanti risultati. Italia-Cina già ci ha detto che è il 100% d'accordo dal governo. Sì, sì, c'è un memorandum positivo, poi bisogna stare attenti a non intaccare elementi che riguardano la sicurezza nazionale, e su questo non faremo sconti a nessuno. Lei ha parlato di sbarchi zero, però da qualche giorno il sindaco di Mendoza ha detto di essere stato completamente abbandonato e che gli sbarchi di fatto lì ci sono. Dunque lei vuole magari rispondere al sindaco di Lampedusa? Lo chiamo anche oggi pomeriggio. I numeri dicono che non solo a Lampedusa ma in Italia dal 1 gennaio siamo fermi a quota 335, quindi fra Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, 335 a fronte dei 6.000 dell'anno precedente. Uno può dire 335 di troppo, per carità, li abbiamo ridotti solo del 95%. Questa stima riguarda tutti gli sbarcati, giorno e notte, dal Mediterraneo. Se il sindaco di Lampedusa vuole un contatto col ministro, sono ben contento, il mio lavoro lo farò oggi stesso. È anche vero però che abbiamo contato altri morti. Detto questo, ha visto l'interrogazione parlamentare di Fiano su quello striscione che è apparso ieri durante il derby, che di fatto inneggia quel gruppo di tifosi di cui faceva parte l'assassino del tifoso napoletano? Ci sarà un'interrogazione di parlamentare in questo senso, se vuole già rispondere. Prima mi documento. Prima di rispondere, di solito mi documento. Ieri sera durante la partita avevo altre preoccupazioni, onestamente. Quindi non sono riuscito a seguire le coreografie e gli striscioni. Confesso questo mio limite. Ero più arrabbiato per altro. Quindi sono in corso il CDA. Ma spero già queste settimane in Consiglio dei Ministri. Basta che non sia una roba minima. Se ci deve essere lo sblocca cantieri, devi sbloccare tutto, non qualcosa.
Ministro, in corso il CDA. Io sto passando la vita facendo vertici, abbiamo fatto più vertici noi in questi 9 mesi che noi nei 9 anni precedenti, quindi le cose si possono risolvere anche via telefono di solito. Ministro, in corso in questi momenti il CDA, la scala per l'ingresso dei sauditi nel CDA. Mi auguro che la scala continui a essere il teatro più bello e importante del mondo senza avere fondi. Però intanto mi pare che li abbiano già presi, un acconto. Chiedetelo a chi li ha presi. Ecco. Chiedetelo a chi li ha presi. Licenziare come ha detto Scala, licenziabile come ha detto Scala. Per me parla il governatore Fontana. Spero che nessuno abbia fatto scelte culturalmente, economicamente e politicamente rilevanti senza coinvolgere gli azionisti che rappresentano i cittadini. E quindi se qualcuno l'ha fatto si è comportato in maniera scorretta. Sull'Italia sembra che Delta sia pronta a entrare nel 10%. Bene, su questo Di Maio sta lavorando bene, come ha fatto su ILVA. Senti, una domanda sulla questione Ultras, perché proprio ieri parlando con alcuni entrati dell'Inter mi hanno detto potremmo evitare i tafferugli negli stati se soltanto il ministro ci impedisse di fare le trasferte. Cioè se gli Ultras dovessero stare a casa loro, chiudono gli Ultras. Cioè tu hai trovato degli Ultras che vogliono stare a casa e non andare in trasferta. Se mi li presenti li invito a bere un caffè. Potrebbe essere vietare le trasferte? No. No, no. Il calcio è bello, è un gioco, è uno spettacolo. Ci sono ancora dei deficienti, penso a quello che è accaduto ieri con una tifoseria pugliese che prendono lo stadio, i dintorni dello stadio per lo sfogatoio della loro vita depressa e deprimente, però io mi rifiuto di pensare agli stadi chiusi, alle trasferte vietate, al blocco dei cori, al divieto di tamburi o di bandiere, perché è la sconfitta del calcio. Reprimo laddove c'è da reprimere, ma per il resto preferisco il dialogo, non solo striscione, però ad esempio da milanista sono contento che ieri entrambe le curve abbiano potuto esporre i loro colori e le loro bandiere. Uno stadio senza colori, uno stadio senza musica, uno stadio senza cori non è uno stadio. Se uno mette le mani addosso a qualcun altro, per quello che mi riguarda, ha finito per tutta la vita di andare allo stadio. Grazie. No, sulla flat tax è un impegno che abbiamo preso con gli italiani, per carità non facciamo in 9 mesi i miracoli, però abbiamo cominciato un percorso, già è operativa come regime di scelta per artigiani, partite IVA, commercianti, liberi professionisti, piccoli imprenditori, vogliamo andare ad aiutare anche tutte le imprese e il lavoro dipendente. Ma la Lezzi si occupi delle regioni del sud che hanno bisogno di qualcuno che lavori a tempo pieno. Poi vedremo. L'economia non sta crescendo come avevate previsto nel 2019. Come si fanno a trovare questi fondi se già attualmente mancano quelli per le misure che avete già varato? Quello che lo Stato incassa in meno domani mattina perché riduciamo le tasse, lo Stato incassa in più dopodomani, perché se tu permetti alle imprese di innovare, di cambiare i macchinari, di assumere, alle famiglie di spendere, vedi che lo Stato incassa di più, quindi è un investimento sul futuro. Quindi confrontamente fate autonomia? Sì, certo. Avete detto? Stiamo continuando a lavorare giorno e notte perché sarà il cambiamento più importante epocale non per la Lombardia ma per tutta Italia. Anche di tempi avete lavorato? Tempi. Ci sono i ministeri che stanno lavorando, c'è il Parlamento che vuole essere coinvolto, ci sono altre regioni che hanno chiesto la stessa libertà e la stessa autonomia, quindi fortunatamente i passeggeri sul treno stanno aumentando, però vedremo di fare il più in fretta possibile. L'importante è fare bene, non solo in fretta. Senta, abbiamo bene. Visto un primo comune di un piccolissimo comune delle Marche dove è nata una maggioranza Lega 5 Stelle. Prove generali? No. Magari possiamo vedere qualcosa di simile? No, assolutamente a livello locale o governa la Lega da sola o governa col centrodestra. La Lega 5 Stelle è un governo nato per cambiare il paese, che governerà questo paese per i prossimi 4 anni. Grazie. Ragazzi, io avrei un aereo. Della? C'è un'inchiesta in corso, non mi permetto di sostituirmi agli inquirenti e ai magistrati. Aspetto che mi dicano qualcosa di certo, non mi accontento di alcune ipotesi giornalistiche onestamente, quindi se ci fosse qualcosa di certo,
ovviamente al Viminale ne trarremo le conseguenze. Grazie. Grazie a voi. Ciao. No, non sto dichiarando, sto cazzeggiando. Ma si torni a vedere. Vai per la vera. Ai minimi davanti c'era scritto. Chiama Rai Parlamento, direttore del Paglio Presidente, ero in ufficio prima, da 2.36. O erano i rendimenti di tutto? Sì, era i rendimenti, erano in tasca decimale. Senti, ma cosa fai dal prossimo? Visto che quest'anno basta. Vinceremo proprio ancora, vinceremo il derby prima o poi, capiterà anche a noi di vincere il derby. Non chiedere dimissioni di Gattuso. No, io chi sono per chiedere dimissioni di Gattuso? Ma basta con questo microfono. Devo andare. No, viva Gattuso. Viva Gattuso. Viva che sì, no, ma viva Gattuso sì.